Dan in the Wheel. Il mondo dalle viscere della balena. Parole e pensieri su realtà e lavoro a cura di Daniele Ciacci. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Dan in the Wheel, il podcast che vi parla dalle viscere della balena. Io sono Daniele Ciacci e non posso che augurarvi buon Natale in vista di questo periodo invernale che ci lascia in eredità un anno strano, ben più strano di quanti ne abbiamo mai avuti, né mai vissuti. Non solo perché è il primo Natale che festeggio Dan in the Whale e i regali che Natale vorrei sono diversi, quanto per la condizione pandemica che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che presumibilmente vivremo ancora per qualche tempo. Io per questo Natale ho diversi desideri. Vorrei un microfono nuovo, perché quello da cui registro è un microfono da battaglia. Vorrei avere un po' di speranza in più per il futuro, perché ve lo dico, ultimamente in testa mi girano un sacco di pensieri e di preoccupazioni. Mi muovo un po' a metà, quindi tra desideri meramente consumistici ed altri che toccano altre parti del mio cuore, come appunto la speranza, il desiderio di bene per me, per i miei cari, la pace nel mondo, e non scherzo, cioè mi piacerebbe, mi farebbe comodo, e un futuro felice per i miei bambini e per la mia famiglia. Ora, ho cercato un testo che potesse raccontare un po' entrambe le cose che si muovono in me e che spesso io do per scontate, e ne do scontato il valore, no? Volere degli oggetti è meno importante che esaudire desideri alti, non c'è dubbio, ma in realtà forse un dubbio c'è, è veramente così? Che cosa salva gli oggetti? Che cosa salva le cose concrete? Anche Gesù all'inizio altro non era che un neonato, una cosa piccolissima, quindi insomma, è giusto secondo voi decelebrare, nel senso che, non so se si dice, decelebrare gli oggetti e desiderare solo cose grandi? Questa domanda ve la lascio lì. Voi magari direte, Daniele, non esiste una poesia che possa raccontare tutte le tue turbe mentali, tipo questa. Invece solitamente sì, cioè è così, molto probabilmente è una poesia che ho già letto, che magari alle volte è difficile scovare, richiamare a sé nuovamente, perché la poesia è un po' come l'acqua di un torrente su una terra morbida, scava un solco, si vede il solco, ma quando la cerchi l'acqua è già stata assorbita, no? Nella memoria la poesia funziona un po' così, e infatti poi ne nascono i fiori, no? Dall'acqua nella terra morbida. La poesia che vi porto oggi è una poesia di Andrea Zanzotto, un poeta che amava giocare con le parole, che ha ricostruito il lessico per ricostruire la realtà che osservava. Un'operazione che in poesia può funzionare, non nella lingua quotidiana, come abbiamo già avuto modo di vedere per esempio nel podcast sul libro La razza e la lingua di Andrea Moro, no? Datelo a riprendere. La poesia si intitola Sì, ancora la neve, ed è il mio piccolo regalo di Natale per voi. Ve la leggo. Sì, ancora la neve, di Andrea Zanzotto. Ti piace essere venuto a questo mondo, bambino? Sì, perché c'è la standa. Che sarà della neve? Che sarà di noi? Una curva sul ghiaccio, e poi... Ma i pini, tutti uscenti alla neve, e fin l'ultima età circondata da pini. Sic et simpliciter? E perché si è? Il mondo pinoso, il mondo nevoso, e perché si è fatto bambucci, ucci, odore di cristianucci, perché si è fatto noi, roba per noi? E questo valere in persona ed ex persona, un solo possibile ed ex possibile? Hölderlin, siamo un segno senza significato. Ma dove le due serie entrano in contatto? Ma è vero? E che sarà di noi? E tu perché? Perché tu? E perché? E che fanno i grandi oggetti e tutte le cose cause e il radiante e il radioso? Il nucleo stellare là in fondo alla curva di ghiaccio, versi, inventive, calligrammi, ricchezze, sì, ma che sarà della neve dei pini, di quello che non sta e sta là, in fondo? Non c'è noi, eppure la neve si affisa a noi, e quello che scotta è l'immancabilmente evaso o morto, evasa o morta. Buona neve, buone ombre, glissate. Ma c'è chi non si stanca di ravviticchiarsi, graffignare, sgranocchiare, solleticare,
di scoiattolizzare le scene che abbiamo pronte. Non si stanca di riassestarsi. L'ho sempre molto saputo. Al luogo, al bello, al modulo, ai cieli arcaici, aciduli come slamrot cimbrici, al seminato di immagini, all'ingorgo di tenebrelle e stelle del Weiss, al tutto che è tutto bianco, tutto nobile, e la volpazza di gran coda e l'autobus, quello rosso sul campo nevato. Bianca neve, bianco sole, biancume dal mio vecchio io. Ma presto i bambucci ucci vanno al grande magazzino, ai piedi della grande selva, dove c'è pappa buonissima e a maraviglia, per voi bimbi bambi con diritto, e programma di pappa per tutti, ferocemente tutti, voi, sniff sniff, gnam gnam, yum yum, slurp slurp, perché sempre si continui l'umbra, fuimus, fumo e fumetto. Ma qui, ai colorini, più o meno truffaldini, plasmon, nipiol, auxol, lustrine e figurine più o meno truffaldine, meglio là, sotto mano nevata, sotto felce nevata, o luna, ormai, e perfino magnolia, e perfino cometa di neve in afflusso, la neve, ma che sarà di noi? Che sarà della neve del giardino? Che sarà del libero arbitrio e del destino, e di chi ha perso nella neve il cammino? E la neve saliva, saliva, e lei moriva. Che si dice là nella vita? E che messaggi ha la fonte di messaggi? Ed esiste la fonte? O non sono che io, tu, questi, qua giù, questi cloffete, clocchete, più che incomunicante e scomunicato, tutti scomunicati? Eppure negli alti livelli, sopra il coma, il semicoma e il limine, si brusisce e si ronza e si cicala, ciacola, ancora per una minima, semiminima, biscroma, semibiscroma, nanobiscroma, cose e cosine, scienze, lingue e profezie, cronaca bianca, nera, azzurra, di stimoli, anime e dei, libido e cupido e la loro prestidigitazione finissima. E così scogliattoli a flori e fior di neve in frescura, e l'acqua che devia si dispera, si scioglie, s'allontana. Oltre il grande magazzino, ai piedi della selva, dove i bambucci piluccano zizzole, e le falce, le mezzelune, e i martelli, e le croce, i designs, disegni, e la nube filata di zucchero che alla psiche ne vie. E la tradizione tramanda, tramanda, fa passamano, e l'avanguardia ha trovato, e dove il frufruire dei fruitori, nel truogolo, nel buio, buiolo, nel disincanto, dove invece l'entusiasmo, l'empireirsi, l'incanto, che si dice lassù nella vita, là da quelle parti, là in parte, che si cova, si sbuccia, si spampana, in quel poco, in quel fioco, dentro la nocciolina, dentro la mandorletta, e i mille dentini che la minano, e il pino, e i pini, ini, ini per profili, e profili maiscissi, mai cuciti, ini, ini, a fianco, davanti, dietro l'eterno, l'esterno, l'interno, il paesaggio, dietro, davanti, da tutti i lati, i pini come stanno? Stanno bene? Detto alla neve, non mi abbandonerai mai, vero? E una pinzetta ora, una graffetta. Immagino che i più di voi abbiano avuto la stessa impressione che ho avuto io quando mi sono confrontato con Zazzotto e con la beltà. L'espressione tipo "Bh". Sicuramente qualcosa di nuovo, completamente sconosciuto, che si affaccia con forza nel mondo della poesia. Una poesia non dovrebbe avere dentro una parola come scoiattolare, una parola come pininini, neanche iniziare con una citazione che sembra più una pubblicità dei grandi magazzini, quella della Standa era una citazione iniziale. Pubblicità, poesia. In realtà sono un po' pare nostre, no? Un po' pare mentali. Non frega niente a un poeta vero di seguire quelle che sono solo stupidi preconcetti linguistici, veri e propri razzismi. Si usa qualunque cosa va bene nella cornice del suo scopo. Ogni cosa diventa nuova e ogni parola diventa ricca nella misura in cui sta dentro un significato più grande. Un po' come dentro tutte le cose della vita, no? La neve è purezza. Ogni volta che una persona vede la neve per la prima volta rimane a bocca aperta. Pensate a un bambino che la vede per la seconda volta. Ecco che dirà sì, ancora la neve. Ed avrà in sé una gioia tale da manifestarla in mille modi esagerati, no? Zanzotto parla come un bambino, con un sacco di termini infantili, mondo pinoso, bambinuccio odor di cristianucci.
La stessa felicità è espressa nella pubblicità iniziale, un po' imbarbarita dall'oggetto dell'entusiasmo, no? La standa. Ma è così importante l'oggetto? Alla fine, tanto, sia poeta che realtà che poesia vanno tutti in una sola direzione, la direzione della morte. E so che è poco interessante parlare di certi temi in un podcast, per cui lasciamola lì. Una curva nel ghiaccio e poi la neve, la bellezza, il candore che scivola su tutta la terra e ci fa dimenticare ciò che ci sta sotto, come se l'unico modo per tornare puri sia la dimenticanza. E infatti anche il poeta non sa che cosa rispondere. È così e basta, sì che è simpliciter. Ma sarà vero? Quella di Zanzotto è una domanda, mica un'affermazione. Siamo un segno senza significato? In realtà Zanzotto mette in dubbio Hölderlin, ma non riprende il testo per intero, solo un estratto. La frase, siamo un segno senza significato, è, tra virgolette, detratta da Mnemosine, una delle poesie del poeta Hölderlin, che procede così poi. Un segno noi siamo, senza significato, senza dolore noi siamo, e abbiamo quasi perduto il linguaggio. Perduto il linguaggio. Quello che tra l'altro Zanzotto sta cercando disperatamente per il suo testo, per l'identità che ha in mente. Tra l'altro è da notare che la lingua di Zanzotto studia il lessico nel tentativo di scavare l'origine della lingua e arriva all'etimologia, cose, cause. Vi ricorda qualcosa? Ma l'analisi dell'origine per la prospettiva e la comprensione del senso non sono la stessa cosa. Non è detto che siano la stessa cosa. Analisi dell'origine e prospettiva, e che arrivino allo stesso punto. In ogni caso è tutto un bianco che si muove e che si espande. Il bianco inonda tutto e tutto riempie, e la standa si riempie a sua volta di bambini che hanno il diritto di pappa, di consumare, di comprare gli oggetti e portarseli a casina. La domanda intanto rimbomba, no? Come nella canzone di Battisti, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. La canzone di Battisti è dopo, perché questa poesia è pubblicata in La Beltà, che è del 68, mentre mi pare che quella canzone sia dell'80, più o meno. Che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Che ne sarà del destino, che ne è del libero arbitrio, le due dimensioni con cui decidiamo di vivere, il determinismo e il fatalismo contro la causalità, entrambe due mezze verità che si scontrano nel vedere il mondo in maniera parziale. E poi il binomio, un altro, morivi salivi, riguardante la neve, che ricorda tremendamente l'incipit di A Silvia di Leopardi. Silvia, rimembri ancora quel tempo di vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu lieta e pensosa al limitare di gioventù salivi. Salivi o morivi, neve? Nel tuo tornare alle nuvole da cui sei discesa in una duna di nuova generazione, neve, cosa volevi fare? Qua la metafora cristologica è evidente, no? Con lo scendere di Cristo nella terra per poi tornare a morire e vivere al fianco del Padre, per sempre. Non ci troviamo di fronte a una poesia qui, ma di fronte alla profezia del Natale, riveduta attraverso gli occhi di Zanzotto, che è un bambino che aspetta Babbo Natale, che aspetta il pacco regalo, che aspetta il regalo consumistico, che gli consegni niente meno che il senso dell'esistenza. Lo fa attraverso il recupero di un linguaggio inaugurale, con tutte le armi che ha, scavando nella melma della lingua senza paura di sporcarsi, mentre negli alti livelli, dice Zanzotto, si discute e si ciacola di fatti di minima importanza, di cronaca, di contesto, e non del testo, non della lingua, no? E sappiamo che si tratta di analisi, non di creazione, perché i versi, acqua che devia, si dispera, si discioglie, si allontana, non sono versi nuovi, sono versi che sono già stati scritti dallo stesso Zanzotto. Zanzotto si autocita, ricita dentro sia ancora la neve il testo di una poesia precedente che si trovava in Dietro il paesaggio, una delle prime raccolte di Zanzotto, una poesia dal titolo Dal bivio, che dice esattamente queste identiche parole. Si sta cercando, quindi Zanzotto sta cercando di riprendere la sua poesia per analizzare nuovamente ciò che è dietro il paesaggio, ciò che muove le fila del paesaggio e che muove le fila della neve. E infatti chi è presente in questa poesia è uno scoiattolo che, pur inconscio e inconsapevole, perché non ha senso di volontà, si muove di